La Dance Works di Carla Favata, Mazara del Vallo, va con il saggio questa sera e domani sera al Rivoli di Mazara del Vallo. Quali sarà il tema di queste due grandi serate? Stasera proponiamo come saggio di danza classica Mary Poppins, perché ricorrono i 50 anni dalla nascita del film, anche se il saggio è ispirato al libro di Travers. Domani sera invece sarà lo spettacolo Il duplice volto dell'amore bello e sublime, con la compagnia Dance Works e la compagnia Armonia Suave. Domani sera presenta Nino Graziano Luca. In occasione di queste due importanti serate che alla fine concludono anche l'anno, diciamo, scolastico, appunto accademico, ecco, della Dance Works, si affianca la sponsorizzazione di una raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana, della sezione di Mazara del Vallo. Accanto a noi anche la presidente Mariella Quinci. Come mai questo connubio? È importante il connubio tra arte e sociale? Abbiamo aderito all'iniziativa della Croce Rossa per l'acquisto di un defibrillatore e quindi anche queste occasioni di spettacolo sono occasioni per aderire alle iniziative sociali. Quindi il privato, vediamo a Mazara del Vallo che i privati attraverso le proprie attività si collegano sempre di più al sociale per fare attività appunto sul territorio, per aiutare il proprio territorio, in questo caso per l'acquisto di un defibrillatore. Importanza questo connubio quindi? Allora, io in primis vorrei ringraziare Carla Favata pubblicamente perché ci ha donato 5 divise e quindi la ringraziamo pubblicamente per questo gesto, e già questa è una grande cosa. Noi siamo a Mazara da 6 mesi. Attivi siamo in 56 e 85 soci, di cui anche Carla Favata, che fa parte della Croce Rossa Italiana. Noi dal 4 all'11 maggio abbiamo fatto la settimana della Croce Rossa a Mazara, solo che non siamo riusciti a raggiungere la cifra per comprare il defibrillatore, e quindi in queste due serate speriamo di farcela.